alleanza strategica che oltre a portare a lui una, diciamo, un ritorno, ma soprattutto a livello di strategia al partito un peso specifico che ha bisogno. Grazie. Allora io ringrazio l'avvocato che è il candidato di Tivana. Ringrazio l'intervento di Raffaele Bruno, mi scusi per il no, e ringrazio voi superiore, anche se siamo in pochi, però questi pochi che ne siamo orgogliosi, per cui in pochi diventeremo tanti. C'è un detto che diceva il gran San Tommaso d'Aquino, bisogna partire prima dai navetti per arrivare al fiume e poi per arrivare al mare, per cui noi partiamo prima dal piccolo e poi dopo sicuramente arriviamo alla grande. Comunque, visto che sono candidato sindaco a Casoni, mi dovrei parlare di problemi di Casoni. E allora me ne parlano tutti quanti, però dovete attendere fino all'inizio del voto, sicuramente per parlare di tutti i problemi. Comunque, a parte la battuta, io cito solo alcuni problemi principali, perché per i problemi di Casoni che ci sono, veramente ci vorrebbe una settimana intera per parlare, e il perché non riesco a risolvere. Uno dei primi problemi che il sindaco Vecchio porta in giro per la città ha detto che nel consiglio comunale il PUC non è stato riuscito ad essere approvato. Il PUC sarebbe il piano urbanistico comunale. Perché non è stato approvato? Dice che è stato messo le scappette dai stessi compagni per cui non è riuscito a portarlo in consiglio comunale, è riuscito a portarlo. Il capetto che cos'è? È inutile nascondere i piedi un dito. Non si è riuscito a dividere la torta. Per cui sicuramente è stato uno degli auspici per cui il PUC non è stato approvato. Quindi il sindaco decaduto, stesso dai suoi amici, dice che è stato scambiettato dai propri compagni. Poi diciamo che in giro si continua a dire che la Menarini sarebbe la famiglia l'ex patrono del calcio Bologna che dovrebbe venire ad investire qua a Casoni. Siccome che a Casoni abbiamo le cosiddette aree dismesse, per cui il sindaco dice che a giorni dovrà venire qua questa famiglia di Menarini per investire. Però tenete presente, la famiglia Menarini per adesso a Casoni lo sa solo tramite siti, perché nel momento in cui arriverà a Casoni, immagino o arriverà in aeroporto e arriverà per le strade di Casoni, oppure arriverà via terra e arriverà nelle arterie in cui portano a Casoni, uscirà a Casoni, sicuramente andrà subito indietro, dopo vedere le infrastrutture, le strade che troverà a Casoni, per cui sicuramente o arriverà qua sventato, per cui lo porteranno subito le aree lì, e sicuramente non sarà una persona che arriverà qua sventato. Sicuramente arriverà qua e sicuramente non investirà mai nelle condizioni in cui stiamo. Per quanto riguarda le aree dismesse, noi che viviamo a Casoni, le aree dismesse sono le cosiddette aree serodiatoce, rete, adubi bo e via dicendo. Fino ad oggi diciamo la politica è stata sotto, è stata circa, non si sa il perché queste aree sono rimaste abbandonate a loro stato. Per cui oggi in campagna elettorale è stato un cavallo di battaglia di tutti noi sindaci. Però io che sono il nuovo, sicuramente la risposta non la posso dare adesso. Però i vecchi che vivono hanno iniziato, non hanno iniziato e tutto il resto. Ma le risposte dove sono? Le aree dismesse sono all'abbandono estremo. E quindi il mio punto è quello semplicemente di riuscire ad aprire perlomeno queste aree dismesse per vedere all'interno cosa sia, cosa ci sta e cosa sia rimasto. Perché abbiamo la rete, non dimentichiamo che era una fabbrica chimica. Per cui se residui chimici lascia immaginare voi in che condizione potremmo trovare quell'aria. La stessa cosa la rete doce, dove si facevano le fibre sintetiche. E quindi lascia immaginare ancora all'interno cosa si potrebbe trovare. E quindi bisogna prima iniziare. E in giro, quando gli altri concorrenti diranno guarda le aree dismesse saranno un bagaglio di occupazione, sono solo partita, perché sicuramente sono aree che hanno bisogno prima di essere bonificate per arrivare all'occupazione e poi l'occupazione, come ho detto prima, la Menarini e le altre industriali per venire a investire a Casoni dovranno prima pensarci molto bene. Non parliamo poi dello stato comunale, dove a me mi sta a cuore, cioè gli amici di San Mauro che abbiamo giocato, abbiamo fatto i giochi della gioventù, dove è un agglomerato sociale, dove avevamo la possibilità di iniziare, abbiamo campionati alla stessa nazionale. E oggi sono 12 anni,
cosa si dice? È inagibile, è inagibile. Sono stati stanziati 4 volte i soldi e 8 volte si è diviso la torta, per cui questi soldi non si sa dove sono andati a finire, da assessore e contrassessore. E questa è una delle altre. Per quanto riguarda poi la continuazione, tutti i giorni i cittadini di Casoli che mi chiedono, gli amici, noi abbiamo l'ordinario che non va, l'ordinario che è una strada asfaltata, mi sembra che non sia una cosa così, è una cosa ordinaria, noi abbiamo fatto oltre 20 anni che non si riesce a pavimentare, abbiamo buche in continuazione, abbiamo dissesti in continuazione, per cui nell'ordinario abbiamo, noi inventiamo le scuole, abbiamo la scuola San Paolo che c'è una storia, per cui noi sottoscritti che siamo, viene dalla nostra egemonia, per cui sta chiusa, non si fa l'apertura di queste scuole, il perché? Noi abbiamo il problema degli ultimi 3 anni da scuola che il solaio cadde all'interno della scuola elementare, che purtroppo cadde alle 6 del mattino, ma se il problema fosse successo 2 o 3 ore dopo, avevamo a Casoria adesso perlomeno 15-20 bambini che erano rimasti sotto a queste macerie. Un altro problema però che ci affligge, sempre a livello normale, l'occupazione. La disoccupazione oggi a livello allarmante, a livello nazionale, questa disoccupazione che ci attanaglia, oggi abbiamo solo a Casoria oltre il 60% dei giovani d'età inferiore ai 30 anni che non riesce a trovare un punto di occupazione. Il nostro cavallo di battaglia è quello di non trovare lavori occupazionali a tempo. Questi sono stati solo perché non c'è la possibilità di un ragazzo che ha un contratto a 4 mesi, a 8 mesi o a 2 anni, dove troverà il futuro? Come riuscirà a creare una famiglia e i suoi progetti per il futuro? È una cosa momentanea, per cui questa è una nostra battaglia che porteremo come partito. Oltre ai disoccupati che bisogna creare posti di lavoro, e a Casoria comunque c'è la possibilità di creare posti di lavoro, se c'è volontà politica, se c'è, abbiamo la possibilità di mandare lì alla classe politica, che questa è la risposta che ci ha dato gli ultimi 20 anni, quella di aumentare la disoccupazione e non l'occupazione. Un accenno lo dovremmo fare anche all'occupazione, indubbiamente, perché a Casoria abbiamo ancora fabbriche e fabbrichette, abbiamo una filiera e abbiamo l'artigianato. Diciamo sono settori che riescono ancora ad andare avanti con le proprie difficoltà, con i propri problemi e quindi con, adesso con il decentramento fiscale, tra poco arriverà la fiscalizzazione a livello comunale, come avete sentito per quanto riguarda il federalismo fiscale. Il mio appunto sarà quello di riuscire a diminuire lo stremo fiscale che portano queste aziende avanti e soprattutto di aumentare un po' le strutture, le infrastrutture per riuscire a fare lavorare a queste piccole fabbriche, per cui ogni giorno tendono a chiudere e andare via e non riuscire a mantenere la poca occupazione già in città. Poi parliamo in essenziale, nella filiera abbiamo botteghe a Casoria che hanno sotto 40-50 anni che continuano ancora da generazione o passaggi di proprietà che riescono ad andare avanti. E questo potrebbe essere anche un bagaglio di posti di occupazione, per cui riesce a mantenere una famiglia e riuscire a prendere anche un occupato se ci diamo la possibilità di farlo lavorare un po' più dentro. Per cui questo è un altro punto di battaglia che porterà avanti per quanto riguarda l'occupazione. Un appunto lo voglio dare sui rifiuti. I rifiuti, diciamo, in campagna elettorale, oltre che a Casoria, soprattutto a Napoli, è una battaglia che stanno facendo tutti i politici. Ma è inutile che si nascondano dietro un vetro. Il problema dei rifiuti qual è? L'emergenza. Tenete bene che i rifiuti, i politici, loro cercano di dare i rifiuti, di aumentare le totale di spazzatura. Perché? Perché c'è l'emergenza dei rifiuti. Per sopportare l'emergenza dei rifiuti che ci vuole, abbiamo di posti di stanziamento di soldi. E quindi ecco la cosa che bisogna dividere, perché i rifiuti è un problema che si potrebbe risolvere, non è che da 15 anni a oggi i rifiuti non si riescono a risolvere in Campania, lasciamo quelli colori politici da centro-sinistra a centro-destra che hanno governato gli ultimi anni, perché facendo una differenziata forzata, togliendo i cassonetti dalla strada, diciamo che sicuramente il cittadino riuscirà a fare, avremo una possibilità di fare una raccolta differenziata a basso impatto ambientale e soprattutto con il riciclaggio dei rifiuti. Avremo la possibilità di riuscire a mettere di nuovo sul commercio, per cui non avremo queste proprietà di scarico,
via dicendo. Mi torno a ripetere, il problema dei rifiuti è volontà politica per arrivare a un'emergenza. Per arrivare a un'emergenza abbiamo bisogno di stanziare i soldi, come i commissariamenti. Sono solo quei soldi dei cittadini che vengono portati all'aria e vengono buttati via solo per arricchirsi dei propri danni. Questo è per quanto riguarda... Quando noi parliamo poi, noi abbiamo la frazione di Arpino. La frazione di Arpino, che si parla? La frazione di Arpino. La periferia. La periferia, che cos'è la periferia? La periferia è un altro nome che è stato dato dai politici, perché avere le periferie nelle grandi città, nelle piccole città, significa risolvere i problemi della periferia e continuare sempre a mettere in evidenza, stanziare i soldi per le periferie, stanziare i soldi per le periferie. Ma perché le periferie non fanno parte dei cittadini, non sono cittadini della città? Cioè il problema dove sta? Perché bisogna trovare l'appiglio come riuscire a mettere in campo, come riuscire a superare queste emergenze. Superare le emergenze che significa? Stanziare i soldi, che significa? Spendere i soldi pubblici, dove si potrebbero spendere, soprattutto a casare per un manto stradale, dove noi non abbiamo un manto stradale, diciamo, e noi abbiamo la frazione di Arpino che ad ogni campagna elettorale e soprattutto per ogni consiglio comunale si riescono a stanziare fior di soldi, sia dal vecchio che dal nuovo conio, e questi soldi dove stanno? Si vede agli occhi di tutti, dove la frazione di Arpino oggi non ha nemmeno un autobus che riesce a venire al centro di Casoria. Gli abitanti di Arpino sono i nostri concittadini, devono arrivare prima a Napoli, devono prendere, poi devono prendere un autobus per arrivare a Casoria. Noi abbiamo via Po, abbiamo l'assessorato sociale, per cui gente anziana, gente socialmente che veramente hanno problemi, non hanno la possibilità di venire qua a Casoria, se non devono essere accompagnati, non hanno un mezzo pubblico per arrivare qua. Diciamo, stiamo parlando del 2011 e sono problemi che stanno ancora alla nostra attenzione. Per quanto riguarda noi, il manifesto che ho scritto per la città, che per la chiusura di campagna elettorale, come tutti hanno letto, contro tutti i malaffari, contro tutte le carte, prima di aderire all'adesione di candidato al sindaco, io ho parlato bene al partito, ho detto se dovrei partire insieme a tutta la carta e dovremmo immergerci tutti quanti noi al centro, io sono fuori. Perché a me la politica non mi deve portare semplicemente perché ho bisogno della politica di qualsiasi cosa, sia di immagine oppure di controllo oppure soprattutto di soldi. A me la politica è nata perché è nata in passione da anni e oggi quello che voglio dare a voi non è altro un servizio che bisogna dare, perché la politica deve ritornare la politica di passione. Fare le cose di passione significa fare un po' le cose con amore. E quindi la mia adesione alla candidatura sindaco non è stato quello di entrare nelle carte, di entrare nelle consigliere sulla poltrona e di avere un personalismo personale, perché sono cose che non mi appartengono e sono cose che stanno molto lontane da me. Un'altra domanda di solito che si fa, ma non solo giornalisti, è un'altra cosa che hanno inventato i famosi politici, i primi 100 giorni. Ma i primi 100 giorni, ma perché non 90 e non 120 giorni? Per quale motivo? Perché forse i primi 100 giorni che saranno? Saranno i primi 100 giorni perché sicuramente ogni politica avrà i suoi primi 100 interessi da riuscire a risolvere. Perché sicuramente, vi dico, i primi 100 giorni, ma non serve a niente. Noi abbiamo una macchina comunale a Casoria che i primi 100 giorni non si riesce nemmeno a capire in che stato sto. Per cui i primi 100 giorni sicuramente saranno quello di creare un consiglio comunale adatto per la città. Un consiglio comunale composto sia da politici perché ci vogliono, perché il politico è quello che ci vuole, poi soprattutto da tecnici, per cui ci trovano a riuscire a portare come dovremmo risolvere i problemi, perché solo i tecnici, i fotografi, hanno la possibilità di aiutarci come risolvere i problemi. E altre cose parlo delle quote rosse. Le quote rosse è un'altra propaganda politica, perché la quota rosa non è una quota rosa per un bagaglio di quote delle donne, ma la quota rosa oggi è solo per le donne che hanno la capacità di arrivare a sedere in alcuni posti, perché non è questione di quote rosa, è questione di capacità di arrivare a qui, diciamo. E diciamo che non voglio dover più attraversare di chiacchiere, vedo qualcuno che sbadiglia, ho detto oggi come dice no. E quindi
diciamo che continuare anche in pochi, ma ne saremo in tanti. Diciamo che la mia misura che sarà? La mia misura sarà il manifesto. Leggete il manifesto, dal manifesto sicuramente riuscite a capire il tutto. Inutile soffermarmi su quello che ho scritto, perché si capisce da solo per quello che sta scritto nei manifesti. E per cui vi auguro che mi darete una mano, riuscire a portare in consiglio comunale la nostra voce, e sicuramente sarò il custode della legalità che porteremo al consiglio comunale, perché sicuramente sarò quello vigile per vedere il consiglio cosa riuscirà a portare avanti, cosa riuscirà a portare di buono, e sicuramente non entrerò indietro quando il consiglio si riuscirà a portare di buono qualcosa per i cittadini. Solo questo sarà la mia adesione in campagna in consiglio comunale. Vi ringrazio e cercate di aiutarci, cercate di